Buongiorno, siamo qui con Leonardo Caimi, presidente dell'associazione ADFH, cioè Associazione di Editori con Figli Portatori di Handicap. Ci sentiamo sempre parlare dei problemi dell'handicap, ma tu sei anche un grande pittore e oggi ti vorremmo intervistare sulla tua mostra. A che età è iniziata questa passione? Ciao a tutti, grazie di questa intervista. E questa passione è iniziata da ragazzo, da bambino, diciamo. Ho fatto sempre i disegnini e poi dopo piano piano è cresciuta la passione. Poi da grande ho fatto l'istituto d'arte, sono diventato maestro, ho preso l'abilitazione all'insegnamento, però non sono andato a insegnare perché c' ho un caratteraccio, diciamo, no? Non vado tanto d'accordo. Beh, io sono un pittore da studio, rinchiuso, dipingo per me, ecco, più che altro. Ora, senza far del male agli altri, ho preferito fare un altro tipo di lavoro. Dove trovi l'ispirazione per i tuoi quadri? Ma io, l'ispirazione dei miei quadri, qualche volta mi viene di fantasia, qualche volta quando giro, voglio fare delle barche, allora giro, guardo come ho fatto l'ultima barca, l'abbandono, che c'era una barca abbandonata da anni, e era tutta quanta rovinata, mi ha dato dispiacere vederla così e l'ho riprodotta, l'ho lasciata in modo che venga memorizzata negli altri. Poi nature morte, secondo, dipingo quello che mi piace e le ispirazioni mi viene qualche volta distinto e qualche volta li vedo da ciò che ci circonda, ecco. Quali sono i soggetti che ti piace disegnare di più? Ma i soggetti che mi piacciono disegnare di più sono vari, vado a periodi, ci sono il periodo delle barche, ci sono il periodo delle nature morte, c'è stato adesso l'ultimo periodo, questo qui, della creazione, però ecco, io sono molto amante del mare, per cui ecco sì, le barche, le parti marine, gabbiani, quelle cose lì mi piacciono di più. Quale tecnica usi per dipingere? Allora, in questi 45 anni ho usato varie tecniche, prima l'astratto, poi il materico, poi con il gesso, eccetera. Comunque la tecnica che più mi ispira, che più mi piace, più mi aggrada come pittore è l'olio classico, la pittura classica. Qual è il pittore che ti piace di più? Ah, qui è una bella domanda. E i pittori ce ne sono tanti, mi piacciono. Io sono molto attratto dal pittore Caravaggio. Io mi piace molto Caravaggio con i suoi rossi, infatti io sono uno che fa molti il colore rosso, e il Caravaggio, sia per quello, sia come pittore e per come si comportava nella vita, perché era una personcina non tanto tranquilla, e mi piace il Caravaggio. Ti sei ispirato a qualche pittore per le tue tele? Ma qualche pittore ispirato, come ti dicevo prima, c'è il Caravaggio con i miei rossi, cose, però non io, cioè dipingo quello che mi piace, come ti dicevo prima. Ci sono vari pittori che mi piacciono, c'è anche iperrealisti, queste persone, questi pittori qui. Però proprio fondamentalmente non è che, cioè non sono un gran critico, diciamo, ecco. Quanto sono valutati i tuoi quadri? Beh, adesso quando sono valutati i miei quadri, diciamo, sono usciti nei cataloghi d'arte e sono stati valutati dalle 300 euro fino alle 3.000 euro, dopo dipende, adesso queste sono valutazioni fittizie. E poi dopo il quadro, sai, ha un valore per se stesso affettivo di quello che lo compra, e se gli piace spendere, gli piace il quadro, che ci spende i soldi che uno gli richiede, però ecco, diciamo che
il trend è quello lì, dalle 300 euro alle 3.000 euro, secondo il tipo di pittura, secondo diciamo, no, è sempre pittura olio, però secondo quanto viene messo, quanto tempo ci vuole, eccetera. Quante mostre hai fatto? Dunque, di mostre, quest'ultima è la 20ª di mostre personali, ho fatto 20 mostre personali e ho fatto invece 19 collettive con altri pittori e ho fatto vari concorsi di cui ho vinto parecchi premi. Cosa rappresenta per te la pittura? Una comunicazione o una valvola di sfogo o una finestra aperta sulla realtà in cui te immerso? Caspita, tutte e tre, l'hai dette tutte e tre. Prima di tutto è una valvola di sfogo per me, perché io quando sono da solo davanti alla tela, niente, lì non c'è più nessuno per me. Poi dopo diventa una valvola di comunicazione agli altri, un modo di comunicazione agli altri, per far vedere il momento che io mi sono ispirato, mi sono espresso con la tela, perché la tela è bianca, per cui poi dopo a far venire quello che si vede, ecco, diciamo i movimenti dei colori, eccetera, è tutta una questione di impegno e di ragionamento. E poi la terza qual era, avevi detto? Ho una finestra aperta sulla realtà in cui sei immerso. Ah, ecco, la finestra, la realtà in cui siamo immersi, ecco, lo dice l'ultimo giro qui che ho fatto, gli ultimi 6 quadri, che siamo immersi in una realtà non molto bella, tra virgolette, che però io spero, la riproduco in un mondo migliore, che io spero che tutto ciò che accade adesso nel mondo invece non dovesse, perlomeno dovrebbe smettere di accadere queste cose, no? Le varie uccisioni, le varie cose, per cui ecco, l'ultimo ho fatto questi 6 quadri che ho fatto dalla nascita della terra, la nascita dell'uomo, la nascita della donna, l'amore tra l'uomo e la donna, la nascita del bambino e poi c'è la catena dell'amicizia, come dicevo prima, che gli altri dovrebbero essere tutti amici, gli esseri umani. Ok. Quanto tempo impieghi nel pensare e partorire le tue creature? Ah, per pensare non ci metto tanto tempo, no? Per pensare io magari adesso mi giro da un'altra parte, mi viene un'idea, poi dopo me la immagazzino dentro di me. E poi magari può passare anche un anno e 2 anni, perché io dopo scrivo e corro, poi può passare un annetto più e poi dopo mi metto lì a lavorare e diciamo che un quadro da me dipende anche, come dicevo prima, il tipo di soggetti, le nature morte mi portano via circa 20 giorni, un mese, perché le faccio proprio in maniera non iperrealista, ma in maniera realista. Ti sei ispirato a qualcuno, magari in famiglia, che già ti dilettava con colori e pennelli? Ah, certo, ci ho avuto, io sono venuto dalla scuola d'arte, però come tutte le scuole non è che ti insegnano tutto quanto, no? Non, vieni fuori da una scuola che c'hai un 50%. Per arrivare al 100% io ho avuto un mio zio che si chiamava Vincenzo Pergolotti, che abitava a Novara, e io quando finivo la scuola in estate partivo da Ancona, perché abitavo ad Ancona, andavo a Novara, facevo le vacanze di una mesata lassù e dipingevo con mio zio. E da lì, anzi, lui mi diceva sempre, ruba con l'occhio, cioè guarda e impara. E da lì io ho avuto un'ottima scuola. Hai altri hobby artistici? Fotografia, scrittura, puntini? Ma no, sì, fotografia non è fotografia, io faccio le foto per i miei soggetti. E altri, c'avevo la musica, c'avevo la hobby, c'avevo la musica, però
Niente, più che altro è la pittura che mi porta via molto tempo. La foto la uso per la pittura. Hai un sogno o un obiettivo più grande a lungo termine per questa passione che coltivi con tanto impegno? No, guarda, allora il sogno e l'obiettivo grande non mi importa proprio, guarda. Il sogno è quello di poter continuare a dipingere fino ai ultimi miei giorni. Poi dopo sarà quel che sarà, non ho velleità di diventare un grande artista o di diventare famoso, non ho velleità. Oh, se ce lo divento è tutto deguadagnato, non è che mi dispiace. Però adesso come adesso io vorrei soltanto continuare a dipingere fino all'ultimo giorno, te l'ho detto, quando che sarà l'ultimo giorno, fra una cinquantina d'anni, 60, non lo so. Io a casa ho un tuo quadro che è il mare con la piaggia e una barca e gabbiani. Mi piace moltissimo e sono molto orgoglioso di averlo. Grazie per averti contento questa intervista. Ma io ringrazio a te. Quella del quadro non la sapevo che te hai un quadro mio. Bene, sono molto contento. Ah, la riproduzione, ecco, sono molto contento. Dai, grazie a te dall'intervista che mi hai fatto. Grazie mille, grazie a tutti, buonasera.